Eder. Mech. Pallister. La tragica morte di Alex Marangon, un barista di 25 anni originario di Marcon Venezia, è riconducibile agli eventi accaduti lungo il tratto di un chilometro nel territorio trevigiano che separa l'abbazia di Vidor dal fiume Piave. Secondo le conclusioni dell'autopsia effettuata dal medico legale Alberto Furlanetto, incaricato dalla procura di Treviso, e Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima, nei polmoni di Alex non è stata trovata acqua, suggerendo che il giovane fosse già morto prima dell'immersione nel fiume. Eventuali tracce d'acqua rilevate dai successivi esami di laboratorio saranno da attribuirsi solo all'immersione post-mortem del corpo. La procura di Treviso ha confermato che Alex è stato ucciso da colpi inflitti con un corpo contundente, probabilmente un bastone, che hanno causato la frattura del cranio e delle costole. I colpi mortali sono stati inferti alla tempia sinistra e alla zona sinistra del torace e dell'addome, determinando rispettivamente lo sfondamento del cranio e della gabbia toracica. Secondo testimonianze raccolte dai carabinieri, Alex stava partecipando a un rito sciamanico nella chiesetta annessa all'abbazia. Dopo un momento di meditazione davanti a un fuoco, si sarebbe allontanato in uno stato mentale alterato, probabilmente indotto da tisane e decotti somministrati durante il rito. Durante il giorno, Alex aveva bevuto una prima dose di queste sostanze, accompagnata da un bagno nel Piave sotto la supervisione degli altri partecipanti all'incontro musica e medicina. La sera, dopo una seconda dose, aveva partecipato, in disparte, a un rito con incenso, musica e litanie. Il suo allontanamento volontario ha inizialmente fatto pensare a una fuga, causando un ritardo di almeno 3 ore nell'attivazione dell'allarme che ha portato alle ricerche durante la notte e l'alba del 30 giugno. Il corpo senza vita di Alex è stato ritrovato il 2 luglio su un isolotto del Piave, 4 km a valle, in corrispondenza delle Grave di Ciano. La violenza sarebbe avvenuta tra l'abbazia, dove Alex è stato visto per l'ultima volta vivo, e il fiume. Due persone, un medico di nome Johnny Benevides e il suo assistente, entrambi colombiani, lo avrebbero seguito verso il Piave, ma al momento risultano irreperibili. Resta da chiarire se abbiano assistito a qualcosa o se abbiano avuto un ruolo attivo nell'aggressione mentre Alex era incosciente. Andrea Zuin, il musicista che ha organizzato i riti, ha difeso i due uomini, descrivendoli come professionisti qualificati per assistere persone in stato di alterazione psichica causata dalle pratiche sciamaniche. Non si esclude la possibilità che Alex, in stato di alterazione, abbia incontrato altre persone estranee al gruppo dell'abbazia di Vidor. La zona è infatti nota per essere frequentata da individui che desiderano consumare alcol e droghe lontano da occhi indiscreti. Gli avvocati della famiglia Marangon, Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, hanno chiesto rispetto e comprensione per il dolore della famiglia, invitando a mantenere il riservo sulle indagini in corso. Hanno inoltre sottolineato l'importanza di concentrarsi sui preparativi per l'ultimo saluto ad Alex, con l'impegno a comunicare con i media solo quando sarà strettamente necessario. A me dispiace molto quello che è successo, puoi immaginare quanto. Ci siamo conosciuti, non ci conosciamo da tanto, lui era un ragazzo molto introverso, ma che io lo chiamavo, cioè gli dicevo sempre: Alex è veramente un figo, non so se si può dire in televisione, ma non solo fisicamente, come persona, come anima. E avevo molta stima di lui e molta fiducia. Mi spiace infinitamente che sia successo questo, perché so che aveva dei progetti con i quali parlava con me. Chi non ha preoccupazione? Penso che l'avrebbe fatto, perché parlava spesso con me, ma in questo caso non è venuto a dirmi niente prima che cominciassimo il cerchio. Per cui su questo non so risponderti. Posso solo dirti che sicuramente aveva qualcosa da risolvere, ma questo sta in tutti quanti noi, qui adesso presenti e assenti. La rana dell'Amazzonia non la conosco bene, perché è una, diciamo, una cura, un medicinale, diciamo, che viene usato però nella foresta amazzonica. Qui non è stato utilizzato, questo sia ben chiaro. Ayahuasca, anche quella la conosco molto bene. Attenzione, perché stiamo facendo un po' di confusione con le piante. I curandero hanno delle medicine che si chiamano purghe e servono proprio per pulirti fisicamente. Ovviamente quando ti pulisci fisicamente c'è una reazione anche emotiva, perché è come se rilasciassi qualcosa, ma è tutto in nome della pace, della soluzione dei problemi, non della creazione. Non di certo nella stimolazione di un assassino, non di certo nella stimolazione di una rabbia. Ogni curandero ha la sua metodologia. Sono purghe che, come ti ho detto, hanno degli effetti fisici molto di rilascio.
con assistito da altre due persone. A quel punto ha avuto, io stavo suonando, per cui non ho, posso dirti esattamente com'è andata. E, a un certo punto uno dei ragazzi è venuto dentro dicendo: guarda che Alex è scomparso. A tutte le zone percorse dei soccorsi avevamo già provato a farlo noi. Siamo andati ovunque, ovunque. Alex non c'era. Tutto il resto è un mistero. Questa vicenda è veramente terribile ed è una grande... è una cosa che penso che pensavo che mai potesse succedermi nella mia vita. E quindi adesso stiamo cercando di affrontarla con apertura e disponibilità, soprattutto nei confronti della famiglia che si sta vivendo tutto questo. Ripeto, noi siamo qua disponibili al confronto. Vorremmo che fosse però anche una cosa un po' più privata, perché siamo in difficoltà tutti con queste modalità. E quindi ribadisco, noi siamo qui disponibili da quando è successo, continueremo ad esserlo e siamo aperti a un confronto con la famiglia che mi è stato detto che ha bisogno di conforto, ovviamente. Bene, per noi sarebbe una gioia. Nel condominio di Sant'Arcangelo, dove risiedeva Lorena Vezzosi, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini hanno rinvenuto tracce di sangue. Quando la donna è stata ripescata dal fiume Po, indossava solo biancheria intima. Questi nuovi indizi alimentano una doppia indagine per omicidio, attualmente gestita sia dalla procura di Cremona che da quella di Rimini. La morte di Lorena, 53 anni, è stata classificata come un femminicidio, seguito dal suicidio del suo ex compagno, Stefano Del Re, di 55 anni. Filippo Turetta affronterà direttamente il processo in corte d'assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin, senza passare per l'udienza preliminare. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, era prevista per la prossima settimana davanti al giudice per l'udienza preliminare, GUP. Turetta è accusato di aver perseguitato la sua ex fidanzata, di averla sequestrata, uccisa e di averne occultato il cadavere. Tuttavia, questa fase sarà saltata, come annunciato all'ANSA dall'avvocato difensore di Turetta, Giovanni Caruso. Caruso ha dichiarato che la decisione di evitare l'udienza preliminare è legata a un percorso di maturazione personale del suo assistito, riguardo al gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia proceda nei tempi più rapidi possibili, nell'interesse di tutti. Inoltre, il legale ha specificato che non richiederà una perizia psichiatrica per Turetta, pur lasciando aperta la possibilità di diverse valutazioni da parte dell'autorità giudiziaria. Erika Boldi, una giovane di 26 anni originaria di San Martino dell'Argine, in provincia di Mantova, è stata ritrovata morta nelle griglie del canale Tartaro a Vigasio, in provincia di Verona, nella mattinata di domenica 7 luglio. Erika mancava da casa, dove viveva con sua madre e sua sorella, da diverso tempo. Alcuni tatuaggi presenti sul corpo sono stati fondamentali per l'identificazione. La procura di Verona ha aperto un fascicolo per indagare sulla morte di Erika, attualmente a carico di ignoti, ipotizzando il reato di omicidio. Il cadavere è stato trovato nudo e l'autopsia ha rivelato l'assenza di acqua nei polmoni, indicando che Erika non è annegata ma è stata gettata in acqua già priva di vita. Le circostanze della sua morte restano incerte, si è trattato di un incidente o è stata uccisa? Gli investigatori favoriscono l'ipotesi dell'omicidio, basandosi anche su alcune testimonianze di residenti della zona rurale. Questi hanno riferito di aver sentito un'auto avvicinarsi alle sponde del canale la sera di sabato, poco prima di mezzanotte. Il veicolo ha sostato per pochi minuti prima di ripartire velocemente. Le forze dell'ordine stanno ora esaminando i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona per identificare l'auto. Sul luogo del ritrovamento è stato deposto un mazzo di fiori in memoria di Erika. La sua vita non era stata facile, il padre era morto da tempo, ed Erika viveva con la madre e la sorella mentre combatteva contro la tossicodipendenza. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Era un giovane calciatore del Cervia United, la vittima del tragico incidente, avvenuto nella mattinata di lunedì 8 luglio, in via Cervese a Calabrina, tra Cervia e Cesena. La vittima, Alberto Stefano, aveva appena compiuto 21 anni lo scorso 7 aprile. Solo due settimane fa, era stato presentato allo stadio di Cervia, dopo la conferma in squadra in seguito alla fusione tra il Cervia e il Del Duca Grama. La società aveva infatti rinnovato l'ingaggio del giovane difensore, che in passato aveva militato nelle giovanili dell'Imolese, della Spal e del Savio Calcio. Il Cervia United ha espresso il proprio dolore per la perdita di Alberto, definendola una notizia terribile. Alberto era estremamente motivato e non vedeva l'ora di iniziare la preparazione il prossimo 29 luglio.
aveva seguito una dieta rigorosa per migliorare la sua forma fisica ed era entusiasta di cominciare la nuova stagione, hanno dichiarato i rappresentanti del club. Sui suoi profili social, Alberto condivideva la sua passione per diverse discipline sportive, dal calcio allo sci, fino al nuoto. Aveva anche partecipato alla tradizionale pesca dell'anello durante l'ultimo sposalizio del mare. La società ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui social, una notizia straziante, un dolore indescrivibile. Siamo ancora sconvolti per la prematura scomparsa del nostro Alberto Stefano. Era un ragazzo solare, educato, uno di noi, carico ed entusiasta per giocare la nuova stagione. In questo momento terribile, abbracciamo i suoi cari e la sua famiglia, vi siamo vicini. Addio Alberto, per sempre nei nostri cuori. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.